Emilia-Romagna, sul Veneto, sul Friuli e sul Trentino Alto Adige, ancora variabilità con rischio di qualche residua nevicata oltre 1500 metri, tendenza al miglioramento. Anche al centro, come ripeto, variabilità. Prevarranno le zone di sereno, ma nel corso del primo pomeriggio c'è lo spazio per qualche piovasco, soprattutto sulle coste tirreniche. Al sud inizialmente ancora tempo brutto, con piogge e temporali, poi tendenza al miglioramento. Ecco, questa sarà la previsione per domenica. Ma che cosa ci aspetterà all'inizio di questa settimana? Le previsioni a media e lunga scadenza. Questo è il tempo previsto per domani, lunedì. Ancora tempo, diciamo, tutto sommato buono, tranne qualche nuvolone sulle regioni centrali. Poi nella giornata di martedì la situazione meteorologica tenderà ulteriormente a migliorare, ma in serata arriverà un altro corpo nuvoloso sul settentrione. Quindi mercoledì avremo di nuovo peggioramento su gran parte delle nostre regioni con il rischio di qualche pioggia. Questo peggioramento durerà ancora nella giornata di giovedì, ma soprattutto sulle regioni centro-meridionali e sul versante adriatico. Poi giovedì e venerdì migliorerà. Ed ora le previsioni di Papa. Ecco, qui cominciano le note un pochettino difficili. Ieri sembrava buono, oggi invece sembra che le mappe hanno cambiato orientamento. Quindi per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta, le ultime previsioni danno una leggera variabilità con nubi più intense sul versante adriatico con qualche piovasco, però sono previsioni veramente che oscillano. Però prima dei saluti vi voglio lasciare con questa immagine. Ecco, questo è il cielo di primavera, un cielo prevalentemente variabile, vedete, è quello che ci accompagnerà per gran parte di questa settimana. Un augurio a tutti e buona domenica. Arrivederci, restate con noi in famiglia. Eccoci insieme come ogni domenica all'appuntamento con il Tempio della Scienza, il professor Antonino Zvigli. Dunque, la dottoressa Laura Enriquez di Firenze scrive: come nasce il legame tra segno zodiacale e data di calendario? La di che segno è, professore? Non lo so. Che mese è nato? Il giorno? Ottobre. Ottobre, dovrebbe essere bilancio a Scorpione, va bene. Il legame è frutto della fantasia dell'uomo. Non esiste nessun legame scientificamente valido. E infatti, come nasce? Nasce con il parco, il quale associò l'inizio della primavera, il giorno dell'equinozio, 21 marzo nostro, con il sorgere del sole in una determinata zona del cielo dove c'era che cosa? Il parco cercava un segno tipo Y e lo identificò con l'ariete che, per via della sua struttura, ricorda il segno Y. Nasce così la correlazione tra date di calendario e segni zodiacali. Il parco 200 anni prima di Cristo. Il segno Y, ecco perché lui sceglie l'ariete, che cosa significa? Perché l'equinozio di primavera e l'equinozio dell'autunno, il 23 settembre, corrispondono a due posizioni della Terra nel suo girare attorno al Sole che Euclide scoprì avere proprietà formidabili, perché in quelle due posizioni l'inclinazione dell'asse terrestre rispetto al Sole è di 90 gradi. Ecco perché nei due equinozi la quantità di giorno e di buio, quindi di luce e di buio, è uguale. Questa proprietà fondamentale venne scoperta da Euclide ed è ancora adesso che lo tengo affascinante. Che cosa dice? Che immaginiamo un asse che non è perpendicolare al piano in cui ruota la Terra o qualunque altro corpo. Succede che, pur essendo quest'asse fisso nel cosmo, per il fatto di girare ha
rispetto a una sorgente di luce o a un punto geometricamente fisso dentro l'orbita, angoli che variano giorno per giorno. Ecco perché noi osserviamo le stagioni. Il 21 giugno qui c'è il sole e qui c'è la terra ed è inclinata verso il sole, ecco perché incomincia l'estate. Il 21 di dicembre siamo nell'altro lato, ecco l'asse inclinato nella direzione opposta al sole. La correlazione con i segni zodiacali è totalmente inesistente dal punto di vista scientifico, perché un segno zodiacale cos'è? L'uomo guarda, il parco guardava il corno e cercava l'Y e lo, con un po' di fantasia lo identificò in quel gruppo di stelle. Adesso però, se noi osservassimo il 21 marzo, dove sorge il sole, in quale costellazione sorge, non sorge più in quella dell'Ariete, ma in quella che viene prima dell'Ariete, che credo sia Pesci, grazie. Nel 2600, nell'anno 2600, sorgerà il sole nella costellazione che precede i Pesci. Cos'è? Nell'acquario. Perché per via del terzo movimento della Terra, di cui abbiamo parlato più volte, scoperto da Ipparco, e che disaccoppia la posizione della Terra nell'orbita con l'inclinazione, per via del fatto che si muove l'asse terrestre. Quindi il legame tra data di calendario, che vuol dire inclinazione dell'asse terrestre rispetto al Sole, la stessa data corrisponde allo stesso valore di questo angolo, capito questo fenomeno da Euclide, ed è puramente geometrico, quindi non c'è nessuna cosa strana. Questa data di calendario, che vuol dire angolo di inclinazione, l'uomo con la sua fantasia lo associa a stelle che sono in movimento lontanissime da noi e che con un po' di fantasia diventano Bilancia, Leoni, sono completamente inventati i segni zodiacali, ma il loro legame non è stabile nel tempo, tant'è vero che, ripeto, se uno oggi osservasse il sole il 21 di marzo, scoprirebbe che non sorge nel segno nel quale lo vide sorgere il parco, bravo, finalmente. Allora, una lettera arriva da Venezia, è dell'ingegnere Marco Frulli, che le scrive: quali sono le due leggi statistiche che reggono il mondo? Sono formidabili le leggi, perché noi, dette in termini senza semplici, siamo fatti come? Di mattoni e colle. In verità non sono mattoni, sono trottoline, protoni, neutroni ed elettroni, incollati in tanti modi. Le forze fondamentali sono elettrodebole, atomi, molecole, noi siamo strutture elettromagnetiche, debole il sole funziona per via delle forze deboli, nucleari tengono insieme il nucleo, gravitazionali fanno le strutture gravitazionali. Le colle, quindi la luce e colla, poi ci sono le colle deboli, le colle forti e la colla gravitazionale. Queste colle obbediscono a una legge statistica chiamata di Bohr, il famoso indico indiano, Bohr-Einstein, che dice: più ce n'è meglio è. Invece le trottoline, i mattoni della nostra esistenza, obbediscono a un'altra legge statistica scoperta da Fermi e Dirac, che dice: se lì c'è Tiberio non ci possiamo mettere 10.000 Tiberi, a ognuno, a ogni trottolina il suo posto nello spazio delle fasi, a ogni segno. Se abbiamo un teatro con 1.000 posti non possiamo metterci tutti gli abitanti del pianeta. Queste due leggi statistiche rappresentano una proprietà fondamentale della struttura del mondo. Noi siamo fatti con mattoni, trottoline e colle. Le colle obbediscono alla legge più ce n'è meglio è, i mattoni a ciascuno il proprio posto. Grazie a queste strutture noi
noi possiamo esistere come di fatto esistiamo, nel supermondo, per andare ai giorni d'oggi, si invettono queste proprietà. In altre parole, i mattoni diventano colle e le colle diventano mattoni. Ma noi non sappiamo se esiste il supermondo. Io sono convinto che esiste, ma bisogna ancora scoprirlo. Allora, domanda. Buongiorno professore, qual è il mezzo di trasmissione più pericoloso del morbo della mucca pazza? Gli strumenti chirurgici. Mangiare prioni è un modo estremamente inefficiente per beccare il morbo della mucca pazza. Invece, infatti, bisogna distruggere, se c'è il minimo dubbio di operazioni fatte, questo è questo messaggio della Ministra, su persone che hanno anche non manifestato, ma che sono portatori di prioni, bisogna distruggere gli strumenti chirurgici, altrimenti si propaga ed è un fenomeno dal punto di vista scientifico estremamente interessante e capire. Quindi non come si dice attraverso l'alimentazione? Ma quella è una cosa estremamente inefficiente, se no gli inglesi sarebbero morti tutti. Scusi, ma 150.000 mucche. Professore, scusi, ma la sterilizzazione degli strumenti? No, non funziona, perché non è materia vivente, è prione, quindi la proteina è un mattone e bisogna spezzare, rompere la proteina, bisogna quindi andare a migliaia di grani. La sterilizzazione non serve assolutamente a nulla, perché la sterilizzazione distrugge la materia vivente, microbi, virus, eccetera. Mentre il morbo della mucca pazza, lo ripeto per l'ennesima volta, è dovuto a mattoni, non a esseri viventi, a bestioline viventi. Quindi per distruggere il mattone bisognerà ammazzata tale, per cui ci vuole il fuoco, bisogna distruggere, rompere le proteine, e questo si può fare con sistemi estremamente duri dal punto di vista elettromagnetico, vuol dire fuoco. Non basta sterilizzare. Grazie. Grazie.